Un cancerogeno è per definizione una sostanza che è in grado di provocare il cancro, ma esistono anche alimenti cancerogeni? Di fatto l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione è un'agenzia che ha come scopo quello di aggiornare periodicamente la lista di questi cancerogeni e nel gruppo 1 che identifica le sostanze che sono cancerogene certe per l'uomo, sono collocate anche due componenti della nostra alimentazione, le carni processate e l'alcol. Per quanto riguarda le carni processate, si tratta di carni lavorate, quindi affettati, insaccati, würstel, tutto ciò che è di fatto carne di partenza, ma che poi subisce diverse modificazioni a livello industriale. L'alcol non ha bisogno di presentazione, è una molecola che è una molecola che è tipica delle bevande che possiamo incontrare appunto sulle nostre tavole, dal vino alla birra o altri alcolici, appunto denominati alcolici. Perché provocano il cancro? La definizione non è così chiara, la scienza non ci spiega esattamente il perché questi alimenti, o nel caso dell'alcol, questa molecola aumenta il rischio di contrarre queste problematiche, queste malattie. Non ce lo spiega, però di fatto statisticamente è emerso che consumare più di una porzione di appunto carni processate alla settimana, oppure consumare più di uno o due bicchieri al giorno contenenti appunto alcol, per esempio uno o due bicchieri di vino, vada ad aumentare il rischio di contrarre tumori. Per quanto riguarda le carni processate, le ipotesi legate ad un aumento dell'insorgenza dei tumori possono essere attribuite sia al contenuto di grassi saturi, ma anche al contenuto di vari additivi, come i conservanti che possiamo trovare in questi prodotti, o ancora all'elevato contenuto di sodio che sicuramente troviamo in questi alimenti. Per quanto riguarda l'alcol è di fatto una sostanza tossica e la cancerogenicità si ha in particolar modo nei confronti di alcuni tipi di tumore legati sia allo stomaco, al tratto digerente, ma anche tumori ormonosensibili. E di fatto una delle ipotesi che va appunto ad attribuire la cancerogenicità a questa molecola è quello proprio che vada ad agire sul livello di ormoni e anche di sostanze pro-infiammatorie a livello appunto dell'essere umano. Ma quindi se mi mangio un panino col salame accompagnato da un bicchiere di vino, vado ad aumentare il mio rischio di contrarre un tumore? Dipende intanto dalla frequenza con cui lo faccio e bisogna distinguere tra l'alimento, appunto, tra le carni processate e l'alcolico. Di fatto, se consumo carni processate all'interno di un'alimentazione di tipo mediterraneo, equilibrato, che quindi rispetta le regole della prevenzione a tavola, di fatto il rischio non aumenta in maniera significativa. Diverso è per quanto riguarda gli alcolici. L'alcol di fatto è una molecola in cui non è stata determinata un rischio zero. Per cui il consiglio della scienza è quello di attenersi a quantità collegate ad un basso rischio, che equivalgono al bicchiere di vino per la donna al giorno e due bicchieri di vino al giorno per l'uomo. In questo senso possiamo, ecco, in mancanza di altre condizioni di rischio importanti, poter dire di essere appunto in una soglia di rischio bassa.